è Nuova Civiltà TV. Non mi meraviglierebbe affatto per il semplice fatto che è già successo. Ah, ok. Quindi non c'è niente di nuovo. C'è gente che ritiene che lui, alla fin fine, visto e considerato che ha detto che il disclosure era praticamente a due passi, in realtà sono anni che ne parliamo, non succede nulla, e allora qualcuno dice, ma guarda, lui non è che sia proprio del tutto infondata questa considerazione. Dice lui, a un certo punto, va bene, se n'è andato in pensione, però era dentro al sistema militare, all'intelligence, quando sei lì dentro non te ne vai mai in pensione, no? No. Quello che può essere è che comunque lui possa anche fare, diciamo, se così si può dire, gli interessi di chi probabilmente ha intenzione o ha interesse qualche cosa a dirla, e tanto basterebbe, no? Perché tanto c'è un partito di quelli che non vogliono dire nulla, sempre e comunque, e di quelli che dicono, no, ma insomma qualcosina forse è il caso che lo diciamo, perché se domani succede qualcosa, che figura ci facciamo? Detto in due parole, no? Me lo ricordo che tu l'avevi detto soprattutto in un San Marino, vedrete che tra un po' uscirà magari qualcosa e qualcuno dirà, ma noi ve l'avevamo detto, cioè l'avevi già anticipato, l'avevi preconizzato. Assolutamente, certo, sì, ma... Ma che vuoi, adesso per esempio, per dire, anche con questa storia dei fai fascisti, no? Che adesso praticamente stiamo chiudendo, ora tu non lo sai questo magari perché non abbiamo avuto modo di parlarne, ma adesso è già stato stampato, quindi anzi lunedì me lo danno, guarda, no, esce un nuovo libro mio, che tra l'altro è un libro, un mattone, perché sono praticamente quasi 600 pagine, però attenzione, no, sono 600 pagine perché è illustrato. Ah, ok. E c'è dentro tutto quello che ci deve essere da sbattere in faccia alla gente, in modo che la gente, vedendo quello che si dice, vede anche come stanno le cose. E questo non si poteva non farlo, perché su un discorso come quello che noi a suo tempo avevamo chiamato i fai fascisti, come cavolo fai? Adesso noi, allora, buona norma, quando hai o sai delle cose, non dire mai il 100%, tienti sempre qualcosina da parte, perché può servire, perché quando avrai detto l'80%, magari ci sarà chi ti mangia la faccia, e allora tu potrai anche dire, no, momento, tieni anche quest'altro, certo. E questa è una buona norma. E adesso, dopo, diciamo, gli studi, addirittura 3 edizioni del libro che abbiamo fatto, e dopo 25 anni sono passati, mica uno, dopo le conferme di David Grush, ma anche di Elizondo, perché l'anno prima anche Elizondo aveva detto, attenzione, anche se era passato un po' sotto silenzio, sotto tono, sì. Quindi vabbè, a questo sì, lì, con Grush, capirai, l'ha detto al congresso degli Stati Uniti, insomma, era dura che non se ne accorgesse nessuno. Vabbè, quindi dopo questo ci hanno ovviamente, noi siamo diventati famosi nel giro di 24 ore, no? Perché hanno scoperto, diciamo, ma questi stronzi hanno scritto praticamente un libro, le stesse cose, ma come? 150 link in un giorno in varie lingue. Vabbè. Dopo cosa è successo? È successo che a questo punto abbiamo detto, qui dobbiamo assolutamente darci da fare. E allora tiriamo fuori tutto. Anche perché c'erano tutti gli elementi per farlo. Sto libro praticamente poi è stato, diciamolo pure, è stato sabotato. Meno la prima edizione, che fu fatta con una persona intelligente, la stessa con cui stiamo facendo il libro che esce ora. È passato di 25 anni, sì. Quindi sono passati 25 anni. Lui era un funzionario della Mondadori che all'epoca, andando in pensione, si era anche fatto praticamente una sua casa editrice. Il libro uscì, andò benissimo, il titolo era gli X-File del nazifascismo, Mussolini e gli UFO. Poi dopo 3 anni o 4, non mi ricordo, lui ha detto, guarda, io adesso devo chiudere la casa editrice perché devo fare altre cose, eccetera, eccetera, vi rendo i diritti, quindi fate voi.
E noi l'abbiamo presentata al Mondadori. Ah, bellissimo, meraviglioso, ci pensiamo noi, facciamo un Oscar, eccetera. Quando poi siamo arrivati al dunque, titolo. Gli editori decidono il titolo, non c'è niente da fare, non ci puoi fare nulla. Luci nel cielo. Al che io ho detto, ma che è sta roba? Ma sa, ma qui, ma là, ma sopra, ma sotto. Insomma, ho dovuto quasi litigare per fare mettere un piccolo sottotitolo, che poi l'hanno messo loro al loro criterio, ed era Italia e UFO, due punti, le prove che il Duce sapeva. Sapeva cosa? Cioè, ma tu ti rendi conto? Ma sai perché? Perché loro hanno detto, vede, in un titolo, a meno che non se ne parli male del fascismo, non si può usare il titolo fascista, fascismo, Mussolini e roba simile. Quindi deve essere così. Io sono rimasto trasecolato. Adesso la riedizione di questo libro di Oscar Mondadori, che è ancora in commercio, sempre Luci nel cielo naturalmente, titolo, ci ho quasi veramente litigato, ma alla fine l'hanno accettato, scusa, VNC, virgola, gli UFO del ventennio, Vabbè. che almeno qualcosa si capisce. Almeno può ricondurre. Almeno, ecco. Cioè, se tu non prendi il libro in mano, lo apri, lo vedi e capisci che merita di essere comprato, non lo compri, capito? Vabbè, lasciamo perdere. Adesso il suo libro esce fuori. Tu avevi usato quando era uscita la collana di UFO e c'erano all'interno i documenti dei fascisti, tu avevi quasi osato sfidare quello che praticamente era una specie È un tabù. censura, una Sì, cosa è di un tabù, è una trasparenza. censura, ma è in nome del politicamente corretto. Capito? Sì, Una che bella invenzione della sinistra questa. mamma mia, mamma mia. È una menata totale. Sì, Quindi il sì, sì. risultato, vabbè, adesso fortunatamente c'è questo libro che è intitolato Italia UFO, anzi no, scusami, è intitolato UFO Italia, scusami, proprio così, UFO Italia da Mussolini al Pentagono. No, Ed ma è un volume che parla di tutto, soprattutto fa vedere roba nuova che noi avevamo da una parte che hai e tenuto ci da eravamo chiesti, la tiriamo fuori? Perché se tu hai cinque documenti storici che ti ha dato Andreotti, cosa facevi con Andreotti inquisito per mafia, con Andreotti considerato il mandante di Pecorelli, dell'omicidio delle Pecorelli? stragi. Allora lui li ha fatti a pezzi, ha vinto e stravinto, li ha fottuti tutti, però chiaramente lo hanno distrutto Ah, politicamente, beh, no? Perché certo. lo hanno legato mani e piedi per tutto questo tempo. Però prima di tirare le cuoia, poverino, è stato gentile. E quindi questa roba adesso c'è e dice tante cosine in più che nessuno si immaginava. Poi ciliegina sulla torta, il nipote di Marconi fa la dichiarazione che ha fatto. Ma allora, intanto, beh, io non sono un astrofisico e sono l'ultimo degli ultimi. Ho avuto la fortuna però di conoscere, anche grazie a Roberto, dei grandi scienziati come Lakezar, il compianto Lakezar Filipov, che poi fu teorico di quello che potevano essere invece più universi in un continuum di rigenerazione, possiamo dire. E mi ricordo quella bellissima conferenza che ci fu a Sofia, Roberto. E poi devo dire che ho avuto la fortuna di intervistare più volte, siamo diventati anche amici con il professor Marco Castellani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che proprio lui, in una puntata che registrammo a gennaio di quest'anno, parlò dei tre telescopi principali, ma ce ne sono decine e decine, che stanno al di fuori della crosta terrestre, partendo da Hubble, che è stato il primo pensato, pensate voi, negli anni 20 come telescopio, e che tra un po' andrà in pensione, e proprio grazie ad Hubble, a James Webb e a Euclid, adesso che è stato uno degli ultimi a essere lanciati, gli stessi scienziati si stanno ricredendo. Lui mi disse che quando arrivarono le prime immagini al centro di controllo, delle immagini scattate da James Webb, di questi nuovi ammassi solari che fino a qualche anno fa non si poteva neanche immaginare
potessero esistere, perché i pianeti extrasolari li abbiamo iniziati a conoscere mica tanti anni fa. Ebbene, gli scienziati si misero a piangere su questo. Quindi oggi ci troviamo di fronte ad un rimescolamento coscienziale anche da parte dell'establishment scientifico, che si mette in discussione. Diciamo che è una specie di, come dire, di seconda rivoluzione copernicana, proprio perché bisogna iniziare un po' a rompere quella granitica convinzione che c'è solo stato il Big Bang, che l'universo era in un'espansione particolare. Oggi abbiamo capito, mi diceva Castellani, che l'universo si sta espandendo con una velocità incredibile. Fino a pochi anni fa questo lo si disconosceva all'interno della comunità scientifica. Quindi c'è una realtà che sta emergendo e che probabilmente cambierà proprio anche i connotati dell'approccio scientifico. E lui mi ha detto: noi uomini di scienza e scienziati, con più riceviamo informazioni, è come se noi stimolassimo, questa è una bellissima frase, è come se noi stimolassimo l'universo e l'universo ci risponde mettendoci lì, come delle scatole cinesi, dei quesiti da risolvere proprio per stimolare la coscienza della comunità scientifica. Questo secondo me è un salto non da poco di consapevolezza, cioè qualcosa sta cambiando anche in questa montagna granitica che a volte magari ciecamente o per motivi diversi non vuole ammettere che le cose stanno veramente cambiando, grazie anche a questi strumenti. Guarda, hai detto tu giustamente che a volte la scienza procede per dogmi e non è proprio quello che dovrebbe fare la scienza, no? Si procede per ipotesi, per tentativi e anche le idee più belle, quando non reggono, devono essere scartate. E penso che siamo in questa fase, no, di approfondimento, di revisione. Un po' per volta credo che se i dati del web e di altri telescopi che presto poi verranno messi in funzione daranno dei dati contrastanti rispetto a quanto è sempre stato sostenuto, pensato, ipotizzato in passato, per forza di cose gli astrofisici dovranno rivedere un po' la loro visione. La scienza non è un corpo granitico, è un corpo vivo, insomma, che evolve, che cambia, che continua. La scienza è fatta di uomini, fondamentalmente, e di persone che si confrontano fra di loro anche a livello di idee. Certo, di solito si preferisce seguire la via maestra, no? Imboccare la strada che la maggior parte ha già seguito, ma non è così che si fanno le grandi scoperte. Di solito sappiamo dalla storia della scienza che sono state le persone che hanno sempre un po' pensato fuori dal coro, out of the box, come dicono gli inglesi, che hanno fatto le grandi scoperte della scienza. Quando abbandoni un po' il terreno sicuro, ti avventuri in qualcosa di sconosciuto, anche di strano, magari anche di apparentemente incredibile, è lì il momento in cui puoi fare delle grandi, grandi scoperte. Ora aspettiamo se verranno mai confermate del tutto queste prime informazioni veramente sconvolgenti del telescopio web. Sicuramente ci sarà un cambio di passo, ci sarà sicuramente un'evoluzione anche nelle teorie per ora, dico, dominanti, insomma.